Signore e signori, un cordiale saluto a tutti voi da parte del Coro di Saint-Vincent, che vi ringrazia per l'accoglienza. Il primo brano in programma è un canto originale che per melodia, testo e lingua, il patois de Jazz, bene si inserisce nella ricca tradizione valdostana. Il canto compare nel 78, 1978, ovviamente, in una raccolta di canti intitolata La Nouvelle Tradition. Dice l'autore, questa canzone ha ormai 44 anni e il giovane di allora vi cantava l'amore per una donna e per il suo paese. Il mese di maggio è il protagonista di questo brano, che ci parla di inverno ormai alle spalle, di primavera in fiore, del ghiacciaio della rosa, la mitica Oruja, di una giovane donna che inizia a parlare nella dolce lingua di Ayas. Un sentito ringraziamento da parte di tutto il coro all'autore di questo brano, che oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi e che noi, come coro, continuiamo a chiamarlo col suo nome d'arte, Louis de Jarieu. C'è da qualche parte, un applauso, grazie. Ah, eccolo lì. Merci Louis. Il brano lo presentiamo nell'arrangiamento scritto per noi dal nostro maestro Corrado Margotti. Grazie. La Roma.
Il secondo brano in programma faceva parte di una raccolta di canti edita dalla Ricordi nel 1955 e ormai oggi fuori catalogo. Tale raccolta era scritta dal maestro Molfino su dei testi della poetessa Angela Martini Tessitore. Il canto ci riporta indietro nel tempo della tristissima campagna di Russia del 1945 e la conseguenza drammatica ritirata. Una mamma, sola nella sua povera capanna, aspetta il ritorno del figlio e nella sera piange, prega, spera, ma le uniche cose che l'ascoltano sono il cielo e tutte le sue stelle. Sul testo di Angela Tessitore, la musica di Luigi Molfino, Perché non torni. Morto, senza conforto, passano i dì.
È ormai giunta l'ora in cui canta il giorno. Arrivano i pensieri a opprimermi il cuore. Ma se avessi potuto volare, neanche il vento mi avrebbe fermato. Come un falco che vola su in alto, avrei raggiunto in cielo il mio angelo. Poche righe per esprimere lo stato d'animo dell'autore di fronte all'umano dramma della morte di una persona cara. L'autore fu insignito nel 2007 del premio Padre del Folklore Sardo. Uomo di straordinario carisma e bontà d'animo, compositore raffinato e ispirato scrittore di poesie in lingua sarda. Il coro di San Vincent ha avuto il piacere e l'onore di conoscerlo e di incontrarlo prima che prematuramente si concludesse il suo cammino terreno. Penso di poter esprimere il sentimento di tutto il coro dicendo che questo brano è forse uno dei più amati da tutti noi. Di Tonino Puddu, Su volo e sastore, il volo del falco. Per la giuria il brano viene eseguito mezzo tono sotto.
Il poeta piemontese Nino Costa, autore di innumerevoli poesie di grande bellezza in lingua piemontese, nella sua vita ha scritto anche, a dir vero pochissime, poesie in italiano e 3 poesie in francese. È curioso notare come Nino Costa, quando firmò queste poesie, tradusse, così per gioco, anche il suo nome in francese e si chiamò Jean Costa. Il nostro maestro compose tra il 2002 e il 2005 3 brani corali su queste poesie. Si tratta di 3 danze, un valzer, un tango, un foxtrot, che lui compose per la corale CCS Cogne, allora da lui diretta, e che diresse per 10 anni. Questi 3 brani vennero presentati in anni diversi alle Floralie e furono sempre premiati. Quest'anno Corrado ha cominciato a trascriverle anche per noi, per il coro maschile. Vi presentiamo quindi un tango che inizia così. Je t'aime, tu me disais. Je t'aime pour toute la vie, de tout mon cœur, chérie. Mais ce n'était pas vrai. In effetti, nell'armonizzazione di Corrado Margutti, i testi sono di Jean Costa, il brano si intitola Le mensonge. Il coro di Saint-Vincent, questo è l'ultimo brano in programma, quindi vi ringrazio per l'accoglienza. Grazie di cuore, auguro a tutti voi una buona serata, soprattutto una buona notte, tranquilla e serena. Grazie. Je t'aime, tu me disais, je t'aime, je t'aime.